Di Maio, tavolo con la Lega sta andando bene, sono ottimista. 35. Luigi Di Maio, dopo le fugaci dichiarazioni di oggi pomeriggio, è tornato a parlare del contratto di governo a cui sta lavorando da giorni insieme a Matteo Salvini ed ha confermato assoluto ottimismo. Contro di noi eurocrati non eletti da nessuno. Certo establishment ha paura, teme il cambiamento. Il leader del Movimento 5 Stelle ha confermato che il contratto di governo sarà chiuso in tempi brevi e non ha mostrato alcun segno di incertezza, ma saranno le prossime ore a dirci di più. 17.45. Luigi Di Maio non sembra essere preoccupato dalle voci delle ultime ore secondo le quali potrebbe saltare il tavolo delle trattative tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Con Silvio Berlusconi rinvigorito dalla sentenza che lo ha reso nuovamente candidabile, il Carroccio deve fare i conti con una maggiore pressione da parte di Forza Italia e nel frattempo fatica anche a trovare l'intesa con i pentastellati sul nome del Premier. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere in queste ore che il nome di Sapelli non è mai stato bocciato dal Colle, semplicemente perché non è mai stato proposto. Comunque sia, sembra che le parti stiano andando verso altre soluzioni. Quali? Intercettato all'ingresso della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio si è detto tranquillo ai giornalisti presenti, il tavolo mi pare stia andando molto bene, mi dicono i miei. Io sono ottimista di natura, ha aggiunto. A chi gli ha fatto notare, inoltre, che Matteo Salvini è parso rabbuiato in volto dopo le ultime trattative, il leader dei grillini ha replicato, io che faccia ho? Grillo, stiamo facendo qualcosa di nuovo. Solo qualche ora prima, aveva parlato ai giornalisti dalla Camera dei Deputati la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo. Anche lei è parsa serena ed ha predicato ottimismo. Stiamo lavorando notte e giorno per scrivere il contratto di governo, le parole riportate dall'agenzia ANSA. Stiamo facendo una cosa mai fatta prima, facciamo nascere un governo partendo dalle soluzioni concrete per i cittadini, misure contro la povertà, per le imprese, per le famiglie e gli anziani. Il contratto è a buon punto e siamo fiduciosi si possa partire al più presto. Dopo aver ottenuto altro tempo da parte del Colle, dunque, M5S e Lega proseguono a oltranza nell'ottica di concludere al più presto il contratto di governo e passare alla definizione della squadra che costituirà l'esecutivo.